Ad Agrigento, nella Valle dei Templi, al mattino di oggi, a ridosso della Via Sacra, su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei, in collaborazione con il Parco Archeologico, sono state collocate, come ogni anno, le nuove stele nel Giardino dei Giusti, dedicate tra gli altri a Paolo VI, Vincenzo Morinello, Giacomo Gorrini, Calogero Marrone e Beppe Montana. Posta anche una stele dedicata ai martiri nel tragico periodo del XX e del XXI secolo. Il messaggio è quello soprattutto rivolto ai giovani, ma non soltanto ai giovani, della testimonianza e dell'esempio. Abbiamo citato una frase famosa del primo dei premiati di oggi, che è Paolo VI, che diceva così: il mondo d'oggi e soprattutto i giovani d'oggi non sanno più che farsene dei dottori e dei professori, o se li ascoltano è perché sono dei testimoni, cioè degli esempi di vita. Il giusto dell'umanità è un esempio di vita, è un modello. E noi li riproponiamo con convinzione per costruire un mondo migliore da consegnare ai nostri giovani più giusto e più in pace. Il suo sacrificio è stato quello della vita, la consapevolezza di rischiare ogni giorno la propria vita per portare avanti quello che era il mandato del suo servizio, i suoi ideali, la sua necessità di dare legalità ad un territorio che in quel momento era macchiato dal sangue degli attentati mafiosi. Ogni giorno c'erano morti, ogni giorno chi faceva il lavoro del poliziotto, come quello del carabiniere, come quello dell'agente di qualsiasi corpo di polizia e della magistratura, era vissuto nella consapevolezza che poteva essere l'ultimo suo giorno. E il suo insegnamento è proprio questo: fare il proprio dovere anche quando si ha la consapevolezza che il sacrificio che lo richiede può essere quello fatale. Sono originario di Favara. Una figura davvero esemplare, singolare, tra 8 e 900. Mi colpiva molto questo suo antifascismo. Mi sono domandato come fosse cresciuto in lui questa sua visione del mondo, certamente la sua educazione familiare, i suoi studi, forse il senso dello Stato, ma insomma, diciamo, non comune, perché questa cosa l'ha fatto soffrire. Addirittura l'hanno messo in prigione qui a Favara perché si era rifiutato, fondamentalmente perché si era rifiutato di prendere la tessera del partito. E poi, in un certo senso, questo l'ha anche allontanato dalla sua Sicilia, finendo poi a Varese. Ma questo suo senso, diciamo così, di obbedire prima di tutto a Dio e alla coscienza l'ha accompagnato per tutta la vita fino a questa scelta che poi dopo è stata all'origine della sua morte, perché è stato portato a Dachau e morto di tifo, insomma, in quelle condizioni terribili in cui vivevano i prigionieri nei campi dei nazisti. Però per difendere, per permettere a tanti ebrei, centinaia di persone, di salvarsi, di saper salvare la vita lasciando l'Italia e rifugiandosi in Svizzera. Dunque, un bel nome proprio qui Agrigentino, insieme a Beppe Montana, da onorare nel Giardino dei Giusti di Agrigento. È legato, per quello che riguarda la mia iniziativa, a qualche cosa che io ho pensato quando ero presidente della CEI. Ispirato dal professor Lapira, sindaco di Firenze, che è nato qui in Sicilia, quindi è proprio dei vostri, direi. E Lapira ebbe questa intuizione, che il mare Mediterraneo doveva tornare ad essere quello che era nel progetto di Dio, cioè il lago di Tiberiade che riuniva tutta la famiglia di Abramo, che è fatta di ebrei, cristiani e musulmani, e questo in vista della pace. Io, ispirato da queste parole, parlai col Papa e si è sviluppata un'iniziativa molto interessante che ha visto vari incontri, prima a Bari, poi a Firenze e quest'anno a Marsiglia,
e questi incontri saranno continuati. Abbiamo rimesso insieme tanti giovani del Mediterraneo, una specie di consiglio pastorale dei giovani del Mediterraneo, perché possano discutere insieme i problemi, e tutto questo per favorire la pace.